Buongiorno e ben ritrovati a Prima Notizia, il nostro spazio dedicato alla rassegna stampa e ai primi aggiornamenti dalla Basilicata. Partiamo subito dalla cronaca. È stato domato all'alba il vasto incendio che ha interessato ieri a partire dalle 18:30 località Incoronata, Marconia di Pisticci. Le fiamme alimentate dal vento si sono propagate fino a lambire alcune aziende. Per l'intera notte hanno operato quattro squadre dei vigili del fuoco di Matera sul posto per gestire la viabilità e fermare le auto. Anche i carabinieri della compagnia di Pisticci e la polizia di Stato di Marconia. Ed ora parliamo di Stellantis. Crescono nel primo semestre 2023 gli utili della multinazionale e l'accordo di transizione è ormai vicino. Ieri a Roma, incontro del ministro delle imprese Urso con i presidenti delle regioni che ospitano stabilimenti del gruppo Basilicata compresa. Sentiamo Luigi Santopietro. La riunione con i presidenti delle regioni giunge in un momento molto significativo perché i dati Stellantis relativi al primo semestre 2023, che fanno registrare un aumento dei ricavi più 12% e l'utile netto più 37%, dicono che la multinazionale può avere altre risorse per investire di più nel nostro paese. Lo ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso al termine dell'incontro sull'accordo di transizione con i presidenti delle regioni che ospitano stabilimenti del gruppo, Basilicata compresa. L'accordo, ha spiegato Urso, si baserà su due principi: cosa Stellantis intende fare e quello che governo e regioni possono mettere in campo sotto forma di incentivi e accordi di sviluppo. L'auspicio, ha detto il ministro delle imprese, è di giungere prima della pausa estiva all'accordo di transizione, così da utilizzare al meglio anche le eventuali risorse aggiuntive che potrebbero giungere dalla rivisitazione del PNRR. Quello con il ministro Urso, ha dichiarato l'amministratore delegato di Stellantis, Tavares, è un dialogo franco e costruttivo. E l'obiettivo di 1 milione di unità da produrre in Italia include sia le auto sia i veicoli commerciali leggeri. Tra fine 2023 e inizio 2024 la produzione in Italia tornerà a crescere, ma per raggiungere questo obiettivo bisogna essere in due. Dipende, sottolinea Tavares, anche dal governo che deve sostenere le auto a bassa emissione. Non possiamo fare da soli. La risposta di Stellantis al documento del governo con obiettivi, modalità e numeri è attesa entro il fine settimana. Confidiamo in un esito positivo, ha dichiarato il presidente della regione Bardi, auspicando che i ricavi di Stellantis vengano in parte reinvestiti per tutelare i posti di lavoro. E dopo le notizie di apertura siamo pronti per partire con la rassegna stampa. Cominciamo come sempre dalla prima pagina della Nuova del Sud. In apertura, comuni senza fondi, i sindaci per Bardi un nemico da punire. Approvato l'assestamento in regione, ma non c'è neanche un euro per le autonomie locali. Centrosinistra, CGL, UIL, associazioni dicono la giunta umilia i territori per renderli succubi, pensano basti lo sconto sul gas. Poi si parla di dialisi, a rischio le cure per i nefropatici, centri del Potentino senza medici e infermieri, l'ANED dice situazione diventata ormai insostenibile. Poi Stellantis, lo sentivamo nel servizio di apertura, Urso illustra ai governatori l'accordo di transizione e i ricavi volano. Sulla Nuova del Sud di oggi si parla anche del bando Borghi, primo cantiere a Monticchio dopo l'estate, fioccano le polemiche. Andiamo nella falsa apertura, dove troviamo la cronaca, indagini sulla cellula lucana degli anarchici e scattato il decreto di perquisizione della Procura di Potenza nei confronti di 12 persone accusate di danneggiamenti e violenze, simpatizzavano per Cospito. Andiamo nel taglio basso della prima pagina della Nuova del Sud. Sulla sinistra si parla del Marateale, via i veli. Giannini ha inaugurato il premio internazionale che si sta svolgendo a Maratea.
si svolgerà fino a sabato. Poi si parla della ex biblioteca provinciale a Potenza, da istituto di pregio a simbolo di noncuranza. Spazio anche allo sport sulla Nuova del Sud, Serie C, amichevole in famiglia per il Potenza, doppietta di Tal, classe 2001 in prova a Viggiano. Invece per quanto riguarda il Picerno troviamo le dichiarazioni del difensore Matteo Gilli, qui dice un ambiente positivo. Andiamo subito alle pagine interne. A pagina 3, la notizia di apertura: passa l'assestamento, niente risorse comuni, per Bardi sindaci un nemico da punire. Il governo regionale non ha finanziato il fondo unico autonomie locali, adduce dice nulla per il gas negli edifici scolastici, servizi sociali essenziali ed attività culturali, ci farà lì del PD. Bardi pensa di aver risolto il rapporto con i cittadini solo attraverso lo sconto sul gas. Ci sono le condizioni per un buco di bilancio con 44 milioni spostati dal bonus gas, segnaleremo ai revisori dei conti e alla Corte dei Conti, il bilancio non si gestisce per fare propaganda elettorale. Tutti i dettagli li trovate a pagina 3 della Nuova del Sud di oggi, nel pezzo a firma del collega Celestino Benedetto. A pagina 2 ritorniamo sulla vicenda Acque del Sud e fondi ai comuni. La Giunta umilia i territori per renderli succubi. Tutti i partiti di centrosinistra insieme a CGIL, UIL e associazioni si scagliano contro il governatore Bardi e il centrodestra, dicono azione nel segno della protervia. E poi nella falsa apertura di pagina 2 si parla della situazione critica nei centri dialisi, mancano nefrologi e infermieri, l'ANED dice situazione insostenibile, nessuna traccia del nuovo concorso e i disagi per i dializzati aumentano. E noi proprio su questo abbiamo un servizio a cura di Fabrizio Di Vito. È un'estate caldissima sotto tutti i punti di vista per la sanità lucana, alle prese con croniche carenze di organico che mettono a rischio l'erogazione e la qualità di servizi essenziali come ad esempio quello della dialisi. A lanciare l'ennesimo allarme sulla carenza di nefrologi e infermieri nei centri della provincia di Potenza è l'ANED, che chiede misure urgenti all'ASP e alla regione Basilicata per porre rimedio ad una situazione ormai insostenibile. La condizione più critica riguarda i centri dialisi di Villa d'Agri e Chiaromonte, privi di nefrologi. A Venosa c'è un solo medico, mentre Lauria, Maratè e Chiaromonte possono contare su due nefrologi. A Muro Lucano invece c'è la disponibilità di un solo medico con contratto di specialistica ambulatoriale. Per quanto riguarda gli infermieri invece le criticità riguardano tutte le strutture, comprese le nefrologie di Matera e Potenza. Per sopperire alla carenza di medici l'ASP lo scorso anno aveva sottoscritto delle convenzioni con San Carlo, ASM e CROB, a loro volta però con organici insufficienti. Doveva essere una situazione di emergenza in attesa di un nuovo bando di concorso per nefrologi, di cui ad oggi non c'è traccia. Dall'ASP, evidenzia l'ANED, parlano di un bando pronto per 11 posti, ma il San Carlo sarebbe all'oscuro di tutto. Una confusione evidente che rischia di paralizzare un settore fondamentale come quello della dialisi. Preoccupa infine anche la situazione delle strutture. Il centro di Villa d'Agri per l'ANED andrebbe trasferito in una struttura attigua da poco realizzata. Pertanto l'associazione chiede alla Regione Basilicata di farsi carico di questa situazione di emergenza per fornire ai dializzati l'assistenza dovuta. E ritorniamo in edicola, a pagina 5 della Nuova del Sud troviamo la cronaca, partiamo dal Taglio Alto, pronti a spacciare droga a Ginosa, tre giovani lucani ai domiciliari avevano 340 grammi di stupefacenti, a bordo della loro auto i carabinieri hanno rinvenuto hashish e marijuana, ritrovate due buste di cellofan occultate nei sedili anteriori dell'auto. L'apertura, danneggiamenti e violenza, indagini sulla cellula lucana anarco-insurrezionale. 12 le persone raggiunte nelle scorse settimane da un decreto di perquisizione. Il gruppo simpatizzava per Cospito. Si tratta di 9 uomini e 3 donne di età compresa tra i 24 e i 68 anni, residenti nel Potentino e appartenenti a diverse organizzazioni. Tutti i dettagli li trovate a pagina 5 della Nuova del Sud, nel pezzo a firma del collega Fabrizio Di Vito.
Andiamo avanti con la rassegna a pagina 7, le notizie da Potenza Città. Ogni giorno un ritardo per i pendolari, viaggiare in treno è un tormento, disagi quotidiani per chi entra nella stazione di Potenza Centrale. Lungo le tratte lucane non si riesce a garantire il rispetto degli orari. E poi più in basso, da istituto di pregio a simbolo di noncuranza, si parla dell'archivio di Stato di Potenza. Lo Muti del Movimento 5 Stelle si rivolge al ministro della Cultura Sangiuliano. A Tricarico la prima di Rock Scotellaro, lo spettacolo prodotto da Fondazione Appennino in occasione del centenario dalla nascita del poeta lucano. Sentiamo Vito Sacco. Dopo la presentazione avvenuta a Montemurro il 18 giugno scorso, sul piazzale sotto la torre normanna di Tricarico si è tenuta la prima di Rock Scotellaro, lo spettacolo prodotto dalla Fondazione Appennino in occasione del centenario della nascita del sindaco poeta tricaricese. Il testo dello scrittore Raffaele Nigro è stato interpretato e messo in scena dall'attore comico lucano Dino Paradiso e cantato da Manuel Brando, cantante principale dei Criccaregghe, su musiche del compositore Giocondo Margarita. Questo spettacolo nasce nell'anno della celebrazione del centenario di Rocco Scotellaro, ma abbiamo voluto mettere insieme forme espressive culturali diverse, da Raffaele Nigro a Dino Paradiso, a Manuel Brando che è il frontman della Criccaregghe, a Giocondo Margarita, perché mettere insieme diverse storie, diversi approcci alla cultura, spero produca, come stasera si è visto anche per l'entusiasmo delle persone, un modo diverso di raccontare Rocco Scotellaro che arriva a tante fasce di pubblico, ai giovani e ai meno giovani, anche con un linguaggio più diretto, e quindi crediamo di aver fatto un lavoro importante. Si tratta di un esperimento culturale artistico in cui i linguaggi poetici, teatrali e musicali interrogano la società sulla possibilità che la vita e l'impegno di Rocco Scotellaro siano una leva per sentirsi parte e protagonisti del comune e proprio destino. E questo per noi è un tentativo di poter portare oggi e attualizzare la figura di Scotellaro, che è vero che sono passate 100 anni, però è pure vero che le cose, quelle vere, le cose belle, quelle che sono rivoluzionarie, non hanno un tempo, nascono in un modo e non muoiono mai. Mo sta a noi lucani, come dire, riprendere questo percorso e cercare di capire tutto quello che di buono Scotellaro ha fatto per noi. Glielo dobbiamo a lui e ai nostri figli. Ma le case sono, hai voglia, e le scale, ancora zeppe di gente e di lumi, e sempre al paese fanno Natale, Capodanno e Carnevale. Ed io, che pure me ne sono andato, penso a loro e sono nominato. Amici e compagni, vicini e lontani, cancelli e amore, avevo salutato. Di tutti quanti voi me l'ho scordato. Ma il paese continua la sua storia sotto il cielo stellato, a foglia, per chi parte, se vuole ritornare. Grazie a voi, davvero. Meraviglioso, meraviglioso. Grazie a questa terra che ci fa essere artisti oggi e vivere di questo, e grazie a queste straordinarie figure che sono i nostri padri e che dobbiamo recuperare. Attenzione, che non è che non parlano inglese e ne scordiamo il dialetto. E ritorniamo in edicola, a pagina 9 della Nuova del Sud, le notizie da Matera città: più navette per l'aeroporto e un collegamento ferroviario diretto Matera-Bari delle Fale. Il Consiglio regionale ha approvato l'ordine del giorno di Braia di Italia Viva. Nella falsa apertura si parla di Confapi. Papa Pietro, presidente nazionale dei giovani imprenditori, per la prima volta un lucano ricopre la carica. Andiamo più in basso. A Matera, trasporto pubblico a portata di click, mobilità urbana, presentata la nuova app della società
Miccolis e poi l'intervento del sindaco di Tursi Cosma che chiede di rimuovere il semaforo sulla Sinica prima del mese di agosto. Passiamo alla pagina della cultura e degli spettacoli. In apertura si parla del Marateale, gioia di vivere, piacere di comunicare e fantasia. Il tesoro del maestro Giannini, la masterclass dell'attore e regista inaugurato il Marateale, film, musica e letteratura nella prima serata del premio internazionale che andrà avanti fino a sabato. Poi verso il Lucania Film Festival Pisticci Finestra sul Mondo, la rassegna si terrà dal 9 al 13 agosto. A Brindisi di Montagna, cartellone ricco di eventi, tante iniziative fino a settembre. E vi ricordo che ogni giorno sulla Nuova del Sud trovate un'intera pagina dedicata agli appuntamenti estivi con i nostri consigli su dove trascorrere queste calde sere d'estate. Ora andiamo a Melfi, dove l'amministrazione ha premiato con una targa Alessandro Di Cesare, poliziotto con la passione per la bicicletta, recentemente convocato nella nazionale di randonée il servizio di Vittorio Laviano. È una bella intuizione quella dell'amministrazione comunale di Melfi che premia i suoi cittadini distintisi nei rispettivi ambiti di appartenenza. Il presidente del Consiglio Vincenzo Destino ha così consegnato una targa ricordo ad Alessandro Di Cesare che fa parte della nazionale italiana di randonée, una disciplina del ciclismo. È una grande prova di Alessandro Di Cesare, devo dire, questo ciclismo randonée che diciamo sa di antico per certi versi, ma che può essere a mio giudizio un veicolo importante anche in chiave turistica per le amministrazioni comunali e per il tutto il territorio del Vulture. Alessandro è riuscito in questa impresa, una grande sfida con se stesso, ottenere i brevetti che gli hanno consentito di indossare la maglia della nazionale, un orgoglio per Melfi, un orgoglio per lui ed oggi siamo qui per premiarlo giustamente. Visibilmente emozionato e vestito dell'azzurro nazionale, ascoltiamo ora Alessandro Di Cesare. Alessandro, innanzitutto che cos'è una randonée? Una randonée non è una gara agonistica, ma bensì una gara contro se stessi e contro, in più ti permette di visitare tutto il percorso in tranquillità. E su una bici ovviamente. Una bici e di vedere tutte le bellezze che ci sono intorno. Quando nasce questa tua passione per la bicicletta? La mia passione nasce da quando sono nato. Hai sempre pedalato, ti piace andare in bici? Ho pedalato con un papà che era un meccanico, quindi sono cresciuto sulle due ruote. E oggi per te questo riconoscimento con addosso una maglia importante, no? Perché è quella dell'Italia e quindi fai parte della nazionale randonée italiana? Sì, faccio parte della nazionale randonée italiana per il quadriennio 23-26. Per raggiungere questo obiettivo bisogna fare 4 brevetti da 200 km, 400, 300 e 600. Che bicicletta usi? Io uso una da strada normale. Te la ricordi la tua tappa più importante? Le tappe sono state tutte belle. Quella più bella è stata quella calabrese, la 400 km che ha attraversato tutti e due i mari, Tirrina e Ioni. Quella più dura invece è San Giovanni Rotondo. Dura per le salite che non finivano mai. E le altre due? Le altre due tranquilla, 200 e 600 abbastanza tranquilli, diciamo. 200 chilometri, cioè tu dici 200 chilometri tranquilli, ma insomma 200 chilometri in bici sono un bel viaggio. 200 le ho fatte particolarmente in Campania e una nella Murcia, è stata bellissima. Difenderai i colori dell'Italia, grande soddisfazione per te. Grazie e speriamo di ripeterci fra 4 anni. E ritorniamo in edicola, pagina 13 della Nuova del Sud, riflettori sulla Serie C di calcio, in apertura a Potenza, dalla sgambata in famiglia spunta la sorpresa al doppietta, il giovane senegalese classe 2001 in prova a Viggiano e subito in gol ieri, mister Colombo insiste sul 4-2-3-1, nella falsa apertura si parla del Picerno, difesa a 3 o a 4, mi adeguo, queste sono le
Dichiarazioni di Matteo Gilli, che si è presentato nel format Piacere Picerno, si è subito creato un ambiente positivo, dice si lavora con un bello spirito. Ed ora andiamo a dare uno sguardo alla prima pagina dell'altro quotidiano regionale, il Quotidiano del Sud. Anche qui in apertura, come sulla Nuova del Sud, si parla di fondi negati ai comuni, tutti contro Bardi. Il presidente della regione è riuscito a compattare, mai accaduto prima, sindaci, sindacati e molti partiti di opposizione e tante associazioni. Conseguenze disastrose per i bisognosi. Chiediamo un incontro al prefetto. Nella falsa apertura si parla di Stellantis, che registra il record di utili. Bardi dice ora investa anche su Melfi, esplode il primo semestre 2023. Ieri il governatore dal ministro Urso, ve lo abbiamo raccontato nel nostro servizio di apertura. Poi nelle foto notizie, lavori bloccati a Potenza all'ex biblioteca nell'abbandono, Lomuti si appella a San Giuliano, poi verso la quinta a San Maratea, proposta del gruppo Architetti Innovativi, l'ex Barilla diventi un polo fieristico. L'ASM richiama medici e pediatri, la direzione sanitaria corre ai ripari dopo le critiche, ora può partire il confronto, definita solo una dimenticanza, la loro esclusione dal tavolo per le liste di attesa. Ed ora possiamo passare alle previsioni del tempo a cura di Trebbi Meteo. Amici Trebbi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì, e finalmente abbiamo davvero buone notizie da darvi. Sarà una bella giornata di sole in tutta Italia, neanche particolarmente calda, è arrivata aria più fresca anche al centro-sud e soprattutto i temporali forti dei giorni scorsi ormai sono lontani, si sono spostati verso l'est Europa. E così controlliamo la nuvolosità, poco da segnalare, bella giornata di sole, cielo sereno, poco nuvoloso in tutta Italia, qualche nuvola a ridosso delle zone montuose ma senza conseguenze. E così se andiamo a cercare delle precipitazioni non le troviamo praticamente. Cielo sereno e quindi niente pioggia, niente temporali per fortuna. Ci attende insomma un giovedì di bel tempo davvero in tutta Italia, con clima più che sopportabile, temperature non oltre i 30, 32, 33 al massimo, ma anche con poca umidità. Quindi si starà bene e al primo mattino, anzi aria addirittura piuttosto frizzantina. Per i dettagli sulle vostre località consultate l'app gratuita di Trebbi Meteo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. E dopo le previsioni meteo andiamo a dare uno sguardo ad alcune delle prime pagine dei quotidiani nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera, in apertura si parla del clima estremo, le prime misure, rughe al sud, emergenza in Sicilia, Milano conta i danni, ancora temporali nel nord-est, il governo 10 milioni per la cassa integrazione, Meloni intervento per la cura del territorio, Mattarella l'appello all'Unione Europea. Andiamo avanti, la Repubblica sceglie un'apertura diversa, punta riflettore sui conti del governo, fisco, il fondo monetario boccia l'Italia, Meloni oggi a Washington vede Biden, ma arriva il rapporto del fondo monetario, troppe sanatorie, no ai ritardi sul PNRR, salario minimo a settembre, Schlein pronta a incontrare la Premier, la Fed alza i tassi al punto più alto degli ultimi 22 anni e poi il monito di Mattarella, intervenire subito sull'emergenza climatica. Passiamo alla Stampa, anche la Stampa sceglie un'apertura diversa, migranti, stop al piano dell'Unione Europea, Meloni rivede la Bossi-Fini, l'Austria e i Visegrad bloccano l'accordo, scontro sulle deroghe in caso di crisi, PNRR, le imprese a caccia di manodopera, il governo allenta le norme.
Il Fatto Quotidiano, Sant'Anchese balla in 5 minuti, l'impresentabile mente ancora su Visibilia, a giornale, avviso di garanzia e indagini, ma gli alleati e i centristi fanno scudo, sfiducia del Movimento 5 Stelle respinta da destre e renziani, quindi la Sant'Anchese, dice Il Fatto Quotidiano, è salva per ora. Il Manifesto, Fratellini d'Italia, alloggi di fortuna, lavoro minorile, diritto negato a scuola e salute, un rapporto di Save the Children denuncia le condizioni di vita e sfruttamento dei figli di braccianti nelle campagne di Latina e Ragusa. Il Sole 24 ore, l'emergenza maltempo mette a rischio anche i lavori per il super bonus, dunque si parla di edilizia e clima, le grandinate eccezionali hanno danneggiato pannelli e cappotti termici, materiali e l'installazione devono rispettare regole e standard di qualità. E in chiusura andiamo a dare uno sguardo alla Gazzetta dello Sport, parola di Lautaro, c'è solo l'Inter, qui dice casa mia, voglio lo scudetto, mi sono messo in testa di alzare il trofeo da capitano, Champions, crediamoci ancora, ecco perché dice Lukaku mi ha deluso. E con la prima pagina della Gazzetta dello Sport chiudiamo qui questa edizione di Prima Notizia, noi ci rivediamo alle 13.50 puntuali per la prima edizione del TG. Vi aspettiamo. Grazie per essere stati con noi e buona giornata.